Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo. La mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Un appuntamento per raccontare belle storie, spaccati ed esempi di vita che aiutano a far riflettere anche su argomenti delicati. Questo è il messaggio lanciato dal Festival delle Belle Storie, alla sua prima edizione, in scena a Veroli nel piazzale della chiesa di San Giuseppe Le Prada. L'abbiamo chiamato così, sarà una tradizione che ci auguriamo continui negli anni. E l'abbiamo voluto veramente dedicare fortemente alle belle storie, perché in un tempo difficile come quello che viviamo abbiamo bisogno di belle storie, di storie che si aprono alla speranza, di storie che si aprono alla solidarietà, all'attenzione. Di storie che hanno tanto dentro da raccontare, per condividere e per far gioire anche un po' il cuore. In piazza è stata portata una storia nata nell'estate del 2018, quando un padre single, Luca Trapanese, ha adottato una bambina ancora piccolissima dall'ospedale di Napoli, dopo che circa 30 famiglie avevano rinunciato a farlo, perché quella bambina, Alba, ha la sindrome di Down. Noi oggi abbiamo bisogno di raccontare le cose belle, di parlare di diversità, di inclusione, di parlare di storie di amore, di vita vera. E quindi essere un ospite di questa serata per me è importantissima, perché la mia storia è una storia vera di desiderio di paternità, la voglia di diventare padre e di diventare padre di un bambino disabile. E ci sono riuscito e per me è stata la cosa più bella che potesse succedere nella mia vita. Testimonianze di vita per aprire il cuore alla diversità. Parliamo di due libri, uno che è uscito appena dalla nascita di Alba, Nata per te, dove io racconto il mio desiderio di paternità con Luca Mercadante e della voglia di volere un figlio disabile. E quindi, proprio perché non è un gesto di carità, io ho cercato di raccontare alle persone che sono nato nella disabilità e che quindi per me la disabilità mi appartiene. E adottare un bambino disabile non è stato una buona azione, ma il desiderio di paternità e basta. E poi Vi stupiremo con Difetti speciali è un libro illustrato scritto da Patrizia Rinaldi, Giunti, perché io credo che dobbiamo arrivare ai bambini, partire dai bambini e raccontare di disabilità e di diversità nelle scuole con i bambini.